Nasce ad Arezzo Fedora, il progetto per dire no alla violenza di genere. L'atto di costituzione dell'associazione temporanea di scopo per la gestione del progetto è stato firmato lunedì mattina dalla vicepresidente della provincia di Arezzo, dai rappresentanti delle quattro zone sociosanitarie della provincia aderenti al progetto ed infine dalla vicepresidente dell'associazione Pronto Donna. Da oggi inizia il lavoro concreto. Ci sono stati assegnati 180.000 euro più 20.000 euro sono il cofinanziamento garantito dalla provincia e dalle zone e da oggi inizieranno gli incontri operativi con le varie zone sociosanitarie, con il centro antiviolenza per capire quali sono i bisogni concreti e le necessità di implementazione dei servizi territoriali, perché grazie a queste risorse saremo in grado di implementare i servizi già presenti e fornire un sospiro di sollievo a tutti quegli enti locali che con le loro risorse fino ad oggi hanno garantito i servizi per quello che riguarda la gestione delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Noi offriamo servizi di ascolto nella nostra associazione che è presente qui ad Arezzo ormai da anni in Piazza Santa Maria in Gradi o poi servizi di ascolto nei vari territori delle zone sociosanitarie e proprio anche questi saranno implementati grazie a questo finanziamento e oltre all'ascolto abbiamo poi l'opportunità di offrire un servizio di accoglienza nelle nostre case rifugio e case di seconda accoglienza e consulenza legale e psicologica alle vittime di violenza che ne fanno richiesta e tutto questo potrà avere una continuità e questo non era sicuramente garantito visto anche il momento di crisi che attraversano le istituzioni e noi senza l'aiuto delle istituzioni chiaramente non potremo portare avanti tutte queste attività.